Buongiorno, siamo qui con Roberto Tundo, Chief Information Technology Officer di Alitalia, al quale chiediamo subito come la vostra azienda sta trasformando il tema della trasformazione digitale. Intanto toglierei il tema da parola digitale, da trasformazione, perché come IT sono digitale per definizione, quindi parliamo di trasformazione. In azienda da 3 anni, per quanto mi riguarda, è una trasformazione che è avvenuta più o meno 18 mesi fa, con un processo che ha portato ad una radicale rivisitazione dell'architettura del sistema informativo aziendale, abbandonando quello che era un modello molto basato su un'architettura fisica, su un mainframe, su un data center on-premise e abbracciando quello che oggi siamo diventati, che è un'architettura di un full hybrid multi-cloud, che è stato un passo necessario per poter riuscire ad avere il vantaggio di poter utilizzare tutte quelle innovazioni tecnologiche che hanno consentito dall'Italia di arrivare oggi a quei risultati che la collocano nel mese di febbraio come prima al mondo per puntualità e con un importante, significativo balzo in avanti sui ricavi digitali per tutto il 2018 che sta proseguendo per il 2019. E qual è il ruolo di una piattaforma analitica all'interno di questa trasformazione? All'Italia, così come le aziende che fanno B2B e B2C, ma non soltanto quelle, è un'azienda data-driven, quindi sia per il suo mondo delle operation, ossia per chi fa volare aeromobili ed equipaggi, nonché ovviamente i clienti a bordo, sia per il mondo delle vendite, ha bisogno di sapere in tempo reale, conoscere in tempo reale come sta andando la sua macchina, il suo modello di business, per apportare immediatamente gli interventi correttivi necessari. Avere un motore di analytics che tenga nella sua pancia i dati aziendali e ne tiri fuori del valore che possa essere riutilizzato immediatamente dai miei colleghi che sul business fanno il loro lavoro quotidiano è un tema fondamentale. Invece affrontiamo il tema della GDPR che è entrata in vigore da circa un anno. E come raggiungere la compliance e al tempo stesso garantire l'attenzione verso il cliente e gli obiettivi di business? Il tema GDPR è stato una svolta epocale nel quadro del trattamento dei dati dei clienti per tutte le aziende, non soltanto europee ovviamente, ma anche per chi tratta dati dei cittadini europei o comunque nel mondo. È stato un momento molto importante perché ha consentito a tutte le aziende una rivisitazione complessiva del processo con cui questi dati vengono trattati e dell'importanza che a questo trattamento viene dato. Non è stato sicuramente un percorso banale, su questo ci siamo avvalsi di strumenti che SAS ci ha messo a disposizione, nonché di algoritmi di machine learning, e qui io tolgo la parola di artificial intelligence, su cui sarei ancora molto cauto oggi, ma machine learning va benissimo, per poter riuscire ad analizzare nel complesso dei dati a disposizione tutti quei dati che possono essere suscettibili di compliance GDPR. Questo è quello che abbiamo fatto e stiamo continuando a fare. E concludendo, se dovessimo riassumere con tre concetti, tre parole chiave, come raggiungere gli obiettivi in tema di trasformazione digitale? Beh, sicuramente con tantissima passione, tantissima competenza su quelli che sono i nuovi strumenti tecnologici. Ad oggi, senza avere una piena padronanza di come la tecnologia stia evolvendo e lo sta facendo con una rapidità neanche lontanamente paragonabile a quello che avveniva giusto qualche anno fa, si è tassativamente spazzati fuori e non si riesce a portare quel beneficio che invece l'IT deve garantire ad un'azienda, poiché è una parte integrante di quello che è il suo modello di business. Perfetto, grazie mille a Roberto Tundo.